Per ricavare l'intenzione degli agiografi si deve tener conto, tra l'altro, dei generi letterari. Questi sono stati la bestia nera con cui perfino io, nel 1977-78, quando sono ritornato da Roma, ho dovuto combattere. Prima di me ha combattuto moltissimo Don Antonio Ornella, povero. E poi sono stato bersagliato io. Perché quando voi, in un gruppo di persone come il vostro, vi sentite dire, ma guardate che Adamo proprio che sia esistito è un problema. Perché facciamo Adam a nostra immagine e somiglianza e dominino, Adam è un collettivo, non è un singolare, non è un individuo, è un gruppo. Tu prova a dirglielo per la prima volta alla gente che da 2000 anni pensava che Adamo fosse uno che andava in municipio a pagare le tasse. Ti ammazzano. Ah, tu spiegavi che cos'è il mito nel mondo orientale. Peggio che andare di notte. Perché per la gente il mito è la balla, non distinguendo tra mito e mitologia. E io mi sono trovato per diversi anni con l'onore di essere epitafiato come eretico da un giornale di destra cattolica chiamato Sì Sì No No. Questo giornale aveva la caratteristica di avere tutti articoli anonimi, per cui chi diceva peste corna del sottoscritto non sapevo chi fosse. Era un prete della nostra diocesi, ma non sapevo chi fosse. Poi ho saputo, con l'andare del tempo, di fronte a un bicchiere di vino. Era il nostro Don Luigi Cozzi di Solimbergo, povero, il quale per castigo era stato mandato là, bravissimo musicista. Poi lui si è degenerato in alcune posizioni estremiste, ma quando era giovane, cappellano, 25-30 anni, che ne so, lui aveva vinto una cattedra al Conservatorio di Venezia, però facendo questo concorso lui non aveva avvisato il vescovo. Noi il giorno dell'ordinazione promettiamo riverenza e obbedienza, e guardate che è dura. Per cui dipendiamo in tutto da lui. Traduciamo, il vescovo deve essere in grado di, fra virgolette, adoperarci ogni momento come lui ritiene più opportuno. Per cui se a me arrivasse una telefonata oggi pomeriggio, vai su parroco Anduins, io domani mattina parto e vado. Lui ha osato fare il concorso vincendolo e quella volta il vescovo, siamo prima della Seconda Guerra Mondiale, lo ha spedito a Solimbergo, 200 anime, capre, conigli e galline compresi. E lì lui si è un pochettino chiuso, incattivito, e poi ha preso queste posizioni che conosciamo. Parlando con un altro vecchio prete che ha fatto la spia, davanti al bicchiere di vino, mi ha detto, ma sai, dice che chi ti attacca è Don Luigi Cozzi. Buonondico, adesso vado a trovarlo. Porto fuori a cena e vediamo. Arrivo in canonica Solimbergo, preavvisandolo ovviamente, mi viene incontro tutto felice, mi bacia, mi abbraccia, dice, finalmente, dice, ti vedo, perché ti ho sempre attaccato senza conoscere chi tu fossi. Dico, ma Don Luigi, dico, io non ho vissuto certo tranquillo con i tuoi attacchi,
Ma tu, dico, sei vissuto peggio di me? Perché ti sei roso il fegato per niente. Dice, prova tu a stare qua, 50 anni, in mezzo a questi montanari, alle capre, i conigli. Dice, se non ti esasperi, e dico, hai ragione. Dice, quello era l'unico modo per avere qualcuno di importante con cui dialogare. Dico, ma non è il modo di dialogare? Dico questo. Come sempre poi le cose tra preti finiscono tra luci e vino, però per una decina d'anni, ogni 15 giorni, De Zang eretico, e venivano enumerate le mie eresie, che erano poi cose elementari. Dire che Gesù non ha detto la frase «se una donna ripudia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio», dire che questa frase Gesù non l'ha mai detta, eresia. Dire che la lettera ai Colossesi, lettera agli Efesini, non è stata scritta da Paolo, ma è stata scritta da un suo segretario, eresia. Ma siamo. Ha detto Don Luigi, deve distinguere fra ciò che è parola di Dio, che nessuno mette in discussione, da quello che è la stratificazione storica degli scritti. Dire che quel testo non è di Paolo non significa dire non è ispirato. Resta ispirato, solo che quando tu cambi la paternità hai un altro criterio di interpretazione. Mi seguite? Sembra facile. La verità, infatti, viene diversamente proposta ed espressa nei testi in varia maniera, storici o profetici o poetici o con altri generi di espressione. È necessario, dunque, che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo intese, e già la seconda volta che lo dice, esprimere ed espresse in determinate circostanze secondo le condizioni del suo tempo e della sua cultura. Don Renato, io non leggo l'Antico Testamento perché là si sbudellano, si ammazzano, Dio lo vuole. Cosa è scritto? Cosa è scritto? Nel mondo antico, medio orientale, le cose andavano così. Io ho bisogno del tuo territorio perché ci sono i pozzi d'acqua. I miei pozzi si sono seccati. Quei pozzi non bastano a tutti e due. E quindi, mors tua vita mea. Quando c'era lo scontro fra due tribù, due città, due popoli, le cose andavano così, secondo questa logica. Se io vinco, se io perdo, tu mi stermini. Ma se io vinco, io sono costretto a sterminarti. Perché? Se io ti lascio vivo dei maschi, fra 50 anni, 100 anni, io posso avere un nemico in casa. E quindi questa conquista che io ho fatto per sopravvivere non serve a niente, perché tu mi farai fuori. Allora, invece che tu far fuori me, poiché io ho vinto, io faccio fuori te. Era la legge. Questo non succedeva solo fra piccole popolazioni, ma anche fra un impero e una piccola popolazione. Quando faremo un po' di egiziano, sì, quattro galline, due serpentelli, una colombetta, l'ho imparato a fare. C'è anche il gufo. E leggiamo per esempio la stele di Meneptah, figlio di Ramesse. Meneptah dice che lui ha invaso
la parte orientale del Sinai sarebbe il deserto del Negev. È arrivato fin sotto il Mar Morto e ha sterminato tutto il seme di Israele. Deve aver trovato qualche gruppo di ebrei, ultimi rimasugli dell'Esodo, i quali non avevano seguito il grande gruppo, che poi è entrato con Giosuè all'altezza di Gerico, si erano attardati nel deserto, arriva l'esercito di Meneptah e questi 1000-2000 persone li fa fuori tutti. Israele è rimasto senza seme. Non da seminare, senza seme umano. Cioè li ammazzavano. Tenete presente che siamo verso il 1250 avanti Cristo. Questa specie di criterio barbaro è durato per alcuni secoli, almeno fino all'Ottocento. Poi progressivamente si incomincia a capire una cosa importante. Il nemico vinto è forza lavoro. E allora, per indebolire il nemico vinto, lo si sradica dal suo territorio e lo si deporta. La prima deportazione, 722 avanti Cristo, gli ebrei del nord vanno a finire a Ninive e ad Assur. Deportazione del VI secolo a Babilonia. Voi venite avanti, nel secondo secolo il Siracide scrive una preghiera per l'esercito. Nel capitolo 36 trovate questa preghiera. In questa preghiera c'è una glossa greca che fa il casino. Tirate via quella glossa, avete la vecchia preghiera ebraica, dove dice «Fa che vinciamo». Ovvio. Ma fai in modo che gli altri, una volta vinti, si rendano conto che tu sei Dio. Quindi non c'è minimamente in testa il criterio dello sterminio, che 1000 anni prima c'era. Per cui voi vedete che c'è una crescita di civiltà e quindi non puoi giudicare i testi del 1000 avanti Cristo insieme ai testi del secondo secolo avanti Cristo. Sono 800 anni di cultura che è cambiata. E siccome la fede fa parte integrante della cultura di un popolo, voi vi accorgete di quello che si chiama, fra virgolette, il progresso culturale. C'è qualcuno che fa tutto un minestrone, mette insieme i Vangeli e i testi arcaici e dice, la Bibbia è piena di nefandezze. Vabbè, se non sei capace di vedere, è colpa tua. Buonanotte. Infatti, per comprendere esattamente ciò che l'autore sacro ha voluto asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia alle abituali e originari medi di intendere, di esprimersi, di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo. Perché anche questo è importante. Come raccontavano? Che tipi di criteri? Sia a quelli che allora erano in uso qua e là nei rapporti umani. Sì, questa è una dicitura beota, ma vuol dire quelli che erano in uso negli altri popoli. Si dice conoscenza delle culture coeve, qua e là. Però questo era un testo nobile 60 anni fa. Medi, originari medi di intendere, oggi noi diremo mezzi, forse modi, ma così è. Però, dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta, stessa fede,
Questo vuol dire. Per ricavare con esattezza il senso dei testi sacri si deve badare con non minore diligenza al contenuto e alla unità di tutta la scrittura. Questo è un primo criterio, questo è un secondo criterio. Perché lo dice? Perché l'eresia di Marcione è sempre in agguato. Che cos'è l'eresia di Marcione? Questo grande cristiano del secondo secolo ha buttato nel cestino tutto l'Antico Testamento, dicendo, non mi piace, solo il Nuovo. Vi è chiaro? Mentre invece la Chiesa da sempre dice, no, si legge tutta la Scrittura, perché la Sacra Scrittura non è un libro edificante. È parola di Dio che dice all'uomo ciò che l'uomo è. L'uomo è questo, 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 questo. Che ti vada o non ti vada. E io, Dio, ho operato dentro le righe storte di A, B, C, D, E, F per farvi arrivare fino alla maturazione. Questa è la Bibbia. E quindi non posso sognare di trovare nella Bibbia cose edificanti, perché l'uomo, la donna, non sono edificanti. Sono capaci di tradimento, di nefandezza, di tutto. E la Bibbia mostra chi è l'uomo. E mostra contemporaneamente come Dio non rifiuti questo uomo, dialoga per ciò che l'uomo è, non per ciò che l'uomo dovrebbe essere. Tenuto debito conto della viva tradizione, e qua qualcuno comincia ad arricciare il naso, soprattutto i nostri amici protestanti, i quali però sono arrivati a capire che è giusta. Sono 50 anni che dialoghiamo, eh? Perché sono riusciti a capire che è giusta? Perché un loro grande biblista si è accorto che la tradizione è importante, e cioè Gesù predica e fa miracoli, i discepoli continuano a predicare oralmente, non scrivono. Paolo scrive solo scritti occasionali, non fa trattati. Quando gli apostoli cominciano ad andarsene, i discepoli degli apostoli sono preoccupati e cominciano a lasciare le memorie. Ma ciò che scrivono non è tutto. Giovanni lo dice. Se ci mettessimo a scrivere tutto ciò che Cristo ha detto e ha fatto, viene fuori un magazzino. Quindi viene scritta poca cosa e il resto viene trasmesso dal Magistero, dalla liturgia, dai padri. Magistero, liturgia e padre si chiama tradizione. Allora, se tu vuoi capire il Nuovo Testamento o tutta la Bibbia, tu lo devi inserire nella tradizione in cui è nato, cioè nel suo contesto. Ci siete? Tu non puoi strappare un testo dal suo contesto, perché allora non capisci niente. Se tu metti il testo nel suo contesto dove è nato, lo capisci, e quindi è necessario rifarsi alla viva tradizione di tutta la Chiesa. Questa è una cosa un po' difficile, ve la spiego velocemente, poi andiamo a prenderci un caffettino. Che cos'è sta analogia della fede? Lungo i secoli ci sono state tante eresie, ma tante, ve lo garantisco. Di fronte ad ogni eresia, la Chiesa è intervenuta per dire, stai attento, quel testo dove tu basi l'eresia che hai detto, è un testo che va letto e capito in questa maniera, non nella tua. Perché la tua è sbagliata. Questi interventi magisteriali hanno aiutato a capire molto spesso il testo biblico. E guarda caso, oggi che abbiamo strumenti raffinati, dobbiamo dire che
anche nell'Ottocento, nel 1200, che ne so, aveva ragione la Chiesa. Non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i nostri amici protestanti. Cioè l'esegesi di oggi dà ragione a quegli interventi dove non avevano tutti gli strumenti che abbiamo noi. Allora oggi, quando io leggo il testo, devo tenere presente tutti questi pronunciamenti che la Chiesa ha fatto lungo i secoli per non prendere qualche abbaglio. Questo si chiama interpretazione in consonanza con la fede che la Chiesa ha determinato punto per punto lungo i secoli. Termine tecnico, interpretazione secondo l'analogia della fede. Ci siete? È compito degli esegeti contribuire secondo queste regole, e adesso su con le orecchie, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura, affinché, tenetevelo a memoria perché questo viene detto solo dai biblisti, affinché con studi in qualche modo preparatori si maturi il giudizio della Chiesa. Ci siete? Noi siamo i minatori che vanno a trovare i metalli preziosi, li portano in superficie e poi Santa Madre Chiesa prende questi metalli preziosi, li fonde e che so io, fa una coppa, fa un cucchiaio, un coltello, piatti d'argento e via di questo passo. Questo è il criterio. E di nessun studioso all'interno della Chiesa viene detto questo. Per questo il biblista ha una responsabilità non indifferente e non può dire secondo me. Tutto ciò che dice deve essere provato. Perché? Perché c'è questa responsabilità. E non è una responsabilità da poco, perché con gli studi in qualche modo preparatori si maturi il giudizio della Chiesa. È quello che io sto facendo in Vaticano. Il mio compito di consultore è questo. Loro mi pongono dei problemi, io li studio, li spedisco la risposta oppure vado a dargliela oralmente, mi ascoltano, non mi ascoltano, fanno quello che dico io, oppure adoperano altri miei colleghi insieme a me. A me non interessa. Io faccio il mio dovere. Poi la Chiesa, da questo mio dovere, matura in maniera indipendente ciò che ritiene opportuno. Caffè.